Eccoci qua per i segni d'acqua, pesci, cancro, scorpione. Andiamo a vedere cosa porterà questa luna piena. Pesci. Pesci. Cosa porta questa luna piena? Ponte celeste. La possibilità di unione, il ponte celeste, ragazzi, è possibilità di unione. Allora, qua soprattutto il pesce parliamo d'amore, ma anche la possibilità di unione, di creare delle cose nuove, partnership lavorative, qualcosa che ha a che fare con un tuo ideale, un tuo desiderio. Il ponte celeste ci dice la possibilità di tutto ciò che tu vuoi con l'unione, ok? Se parliamo d'amore, amore, se parliamo lavoro, è lavoro. Oppure se parliamo di entrambe le cose, ti dà la possibilità di unione. Questa carta ti dice anche una cosa molto importante. Adesso sei giunto in un punto in cui non puoi più tornare indietro alla levatura spirituale a cui sei arrivata. Quindi, questa carta ti dice: prenditi un attimo di tempo, un momento, per fare il grande salto, che può essere ovviamente sempre il salto di fede. Andiamo a vedere come stai vibrando spiritualmente intorno a questa situazione, attorno al ponte celeste. Pesci. Segno zodiacale ascendente pesci, no, troppe carte no. Vediamo. Allora. Vediamo. Abbiamo la comprensione. Il completamento, la consapevolezza, ragazzi, siete giunti a un punto di non ritorno vero, cioè avete un'idea chiara di ciò a cui dovete andare incontro, eh? La fonte. Ragazzi, qua c'è una grande possibilità di unione con un amore vero. Avete la fonte dalla vostra parte proprio rispetto alla mente, rispetto allo stress, qualcosa di veramente importante che giunge alla vostra vita grazie a questa luna piena, eh? Perché la fonte siete voi in questo caso, cioè proprio state attirando a voi qualcosa di meraviglioso che è la possibilità di unione a discapito di una mente. Se avete in mente una persona specifica o comunque una persona, questa persona dalla vostra parte è come se ha avuto la comprensione che è giunto alla fine di un ciclo insieme a voi, la consapevolezza tale da andare incontro a un nuovo ciclo insieme. Mi spiego? Ok, fatto sta che tutto questo ha a che fare anche con l'amore se non c'è nessuno, con una chiamata, con un nuovo inizio rispetto a qualcosa di nuovo che vi arriva in conformità della vostra altezza. Rispetto al lavoro, queste carte ci dicono che c'è la chiusura di un ciclo del passato nel lavoro, di un successo, il completamento di un successo raggiunto rispetto ai vostri ideali. E adesso la spada della verità, la consapevolezza, vi porta a fare un salto di fede per andare incontro a qualcosa di meraviglioso, inimmaginabile, che se non aveste fatto un determinato processo di completamento non potevate nemmeno auspicare nell'immaginazione di creare quella cosa. Quindi per voi è una cosa meravigliosa, pesci, veramente meraviglioso. Ok ragazze, quindi complimenti. Adesso passiamo al cancro, segno zodiacale o ascendente cancro. Segno zodiacale o ascendente cancro. Cosa porta questa luna piena? Il giardino di Venere, riposo e rinnovamento. Quindi per il cancro porta un momento idilliaco di riposo, rinnovamento, un momento di godereccio in cui godere di se stesse, un momento per andare a fissare nuovi intenti di rivoluzione interiore, ma come se già fossero stati già fissati, e quindi questo momento di riposo, il giardino di Venere, della bellezza, dedicarvi a ciò che vi piace per far fruttare la vostra creatività, ok? Andiamo a vedere, quindi vi dà un rinnovamento questa luna piena, laddove non c'era rinnovamento viene dato. Ok, andiamo a vedere l'energia che gravita intorno a voi rispetto a questo rinnovamento, anche di altre persone, vediamo un po' qual è la direzione spirituale dello Shōzen. Vediamo cosa vi porta. Vediamo, cancro. La miseria.
il creatore, l'integrazione, il sogno. Allora, ragazzi miei, qua sta avvenendo una cosa molto importante rispetto a dei sogni che avevate. Arriva qualcosa che ha a che fare con un'azione da parte di qualcuno che porta un'integrazione. La vostra direzione spirituale vi dice che dà una sensazione di non condivisione o vostra da parte di qualcuno, arriva il creatore, cioè l'apertura da una mancanza di condivisione, di miseria, e avviene una piena integrazione di questa condivisione. Quindi se voi stavate sognando qualcuno che ha rimandato qualcosa rispetto a situazioni ancora inconsistenti, qua arriva da una miseria un riposo, un rinnovamento, finalmente, perché ricevete comunicazioni importanti che riguardano un'integrazione sull'amore. Fatto sta che il senso qua, se non c'è nessuno, qua è possibile che una situazione di ritirata, una situazione di non volersi condividere, tua che stia guardando, se non c'è nessuna persona, arriva una persona che porta un'integrazione e ti fa godere pienamente di un sogno d'amore. Se conosci questa persona, ha rimandato, ha procrastinato, quindi qua arriva il completamento di questo. Nel lavoro invece questa situazione è una situazione bellissima, perché finalmente tu godi dei frutti del tuo operato rispetto a un sogno, oppure vedrai i frutti adesso, la piena integrazione ad agosto, quando ci sarà luna piena in agosto, quando ci sarà la luna piena in acquario. Godrai i frutti pieno di un progetto importantissimo, laddove tu non vedevi ancora i frutti, adesso li vedi, o ti arriva il creatore che ti dà la spinta per andare incontro con questo riposo, rinnovamento, ti dà la forza, acquisisci forza per andare incontro e integrazione a qualcosa di lavorativo importante che ha a che fare con un tuo sogno che hai rimandato o si è procrastinato, ok? Wow, ragazze, meraviglioso, ok. Andiamo a vederci adesso lo Scorpione. Scorpione, cosa ci porta questa luna piena? Cosa ci porta questa luna piena per lo Scorpione? Il muro ostacoli. Allora, essendo luna piena in Leone, ti dà la forza di affermare il tuo io sono per superare qualsiasi tipo di ostacoli. Puoi vedere con questa luna una, come se dicessero, il tuo ego ti può far vedere che esistono degli ostacoli, ma sono per testare la tua forza, appunto il leone, il re della foresta. Quindi ti porterà una sfida, questa luna piena, atta a manifestare il tuo credo, la tua forza, va bene? Ok, andiamo a vedere cosa si cela dietro, e anche rispetto alle persone che ti sono intorno. La direzione spirituale dello Yosho Zen per lo Scorpione, segno zodiacale oppure ascendente. Di cosa parlano questi ostacoli? Per testare la tua forza. Qual è la direzione spirituale dello Yosho Zen? Compromesso, senso di colpa, meraviglioso, ragazze mie. Qua abbiamo il ribelle, tu sei il ribelle, qua spezzi gli ostacoli, è come se ti opponi a una certa rigidità, che può essere a livello lavorativo, amoroso o con la tua rigidità, col tuo ego stesso. Sei il ribelle, e quindi qua mi parla di amore per alcune di voi, vabbè, ma al di là di amore questa è la scelta. Che succede intorno alla tua energia? Qua c'è una persona che ti vede come una persona ribelle che ha fatto le scelte dettate dal suo cuore. E quindi rispetto a questa persona è come se ha fatto dei compromessi con se stessa, se è una persona in mente, e questi compromessi l'hanno portato ad avere sensi di colpa, comunque un blocco, e a te ti vede splendere, perché sei una ribelle o un ribelle, come se con te sente la pienezza. E questa carta è molto probabilmente la carta anche rispetto a una persona tua specifica che vede degli ostacoli, come se tu magari sei andata in altre situazioni o hai altre persone, questa persona sente la pienezza con te invece, ok? Può essere una persona del tuo recente passato, del tuo passato. Fatto sta che, perché parliamo d'amore anche qui,
Fatto sta che una persona particolare, se stai pensando, spezzerà, perché questa è la tua energia che me la proietti all'esterno, le catene riguardanti i compromessi, i sensi di colpa per avere la pienezza con te, superando tutti gli ostacoli, quindi anche un'apertura in tal senso. A livello amoroso, se non c'è nessuno, tu spezzi le catene con tutti i compromessi e non vedi più ostacoli davanti a te, perché raggiungi una pienezza in autonomia, e questo ti permette di farti arrivare una persona che è alla tua altezza, perché sei tu che spezzi gli ostacoli dentro di te e mi proietti all'esterno persone ribelli rispetto al proprio ego, quindi alla tua frequenza, alla tua altezza, ok? A livello lavorativo questa è una carta meravigliosa, perché tu non fai alcun compromesso. Allora qua tu mi sei il ribelle, non fai compromesso, hai scelto di seguire i tuoi ideali del cuore, la tua anima, per un progetto nuovo, per qualcosa di nuovo, hai fatto una scelta, ci hai lavorato su, importante. E qua cosa ti porta? L'energia intorno a te ha grossi sensi di colpa per alcuni di voi, per non averti preso nella loro azienda, nel loro intorno, ok? Tu raggiungi una pienezza e una nuova opportunità di lavoro autonoma che ha a che fare con la tua ribellione, laddove non vedi più ostacoli perché tu sei unica o unico. Come se le persone intorno a te, come se hanno fatto dei compromessi con situazioni deficitaria, ma tu raggiungi la pienezza qui, quindi il leone ti dà la possibilità di abbattere tutti gli ostacoli facendo il ribelle. Wow, molto movimentate, eh? Ok, io vi ringrazio tantissimo, ragazze mie e ragazzi, noi passiamo agli altri segni e come sempre che Dio vi benedica. Mua!